amici di AC Sports Sim Racing League TV, buonasera, siamo live dal circuito di Magny-Cours, una delle ultimissime novità nel servizio di iRacing. E la green flag che esce in questo momento, si parte per la Coppa Italia GT 2023 targata AC Sports. All'interno e il sorpasso, il Lanzani stupiva. Ancora un errore di Viola e stavolta puro passa. Esattamente, un po' tanto sottostante per la uscita della garaglia. Se avrà il tempo per affondare, sì, dentro Lanzani. E poi un contatto. È stato un po' aiutato, diciamo. Setti deve difendersi, per il momento sembra poterlo fare, doppiaggio da affrontare in questo passaggio. Rafa via, la persa, fa lo spin. Occhio perché adesso Massetti e Lanzani sono davvero ai ferri corti, sono a portata. Caon riconquista, riagguanta così una quarta posizione. E davanti a tutti Balash affronta l'ultimissima chicane. C'è un dive bomb, un three wide, attenzione qui alle penalità ovviamente. Adesso dovrebbe apparire davanti a tutti, eccolo qua, Sanko Balash vince davanti a Massetti, a Lanzani, poi Caon, davanti a Piva, Stefanina, Favia, Biasatti, Carbonari e Gattuso, la vostra top 10.